Buonasera a tutti, benvenuti al Palasport Flaminio. Inizia oggi il campionato 2019-2020 Serie B Old Wild West, girone C. Questa sera si sfidano Albergatore Pro, Rinascita Basket Rimini e Pallacanestro Senigallia. Un campionato difficilissimo, ritenuto da tutti il girone più complicato dei quattro della Serie B. Rimini ci arriva da neopromossa con tante belle aspettative, la voglia di far bene, la voglia di essere la sorpresa del campionato, con i nuovi innesti Tommaso Rinaldi e Matteo Ambrosin. Tommaso Rinaldi che torna a Rimini, torna da capitano, è il nuovo capitano di RBR. Dall'altra parte del parquet Senigallia, squadra che l'anno scorso ha disputato la Serie B, non è almeno sulla carta una delle squadre più blasonate del campionato, ma visto il livello generale sia tecnico che soprattutto fisico, nessuna partita è scontata e quindi questa sera comincia un campionato che sicuramente ci farà divertire. Andiamo subito alle formazioni con RBR che comincia la partita con Rivali, i fratelli Luca e Francesco Bedetti, Ambrosin e Rinaldi. Senigallia risponde con Paparella, Cicconi Massi che va adesso a rimbalzo, Gurini che controlla e affida a Giacomini. Giacomini, Cicconi Massi chiede la palla. Penetrazione in aria, primo canestro per Senigallia. Buona giocata di Paparella. 2-0 per i marchigiani. Conduce la transizione Bedetti, Tommaso Rinaldi porta il blocco a Rivali che invece va dentro, se la vuole giocare da solo. Luca Bedetti per il fratello Francesco nell'angolo da tre punti, non va, non controlla, rimbalzo Rivali. Allora dall'altra parte Senigallia già in contropiede, tenta il passaggio Gurini ma Ambrosin devia la palla con il piede e dunque rimessa per gli ospiti. Gurini batte la rimessa per Giacomini, blocco di Pierantoni, pasticcio di Giacomini che rischia di perdere palla, la recupera ancora Giacomini, fuori per Pierantoni che ci pensa da tre, poi la lascia Gurini a bersaglio. Gurini tiratore molto temibile, ex Rimini, giocatore di grande talento ed esperienza, sicuramente il terminale offensivo principale di Senigallia. Brutta partenza per i padroni di casa che adesso provano a rifarsi con Rinaldi, spalla canestro, cerca la linea di fondo, non va a bersaglio, spinge in contropiede Paparella, Paparella trova bene dentro Pierantoni che ne segna altri due. 7-0 di parziale Rimini che ha iniziato un po' morbida in difesa, forse la tensione, anche gli acciacchi fisici che hanno condizionato questa squadra all'inizio campionato, ma Tommaso Rinaldi trova bene Francesco Bedetti in area che segna, subisce il fallo, andrà a lunetta col libero supplementare, scuote un po' il Flaminio, Francesco Bedetti che è mancato nelle ultime due amichevoli di precampionato contro Faenza, vittima di un problema al ginocchio. Massimo Bernardi ha assicurato nel prepartita che si è regolarmente allenato durante la settimana e che nonostante non sia ancora al 100% oggi potrà dare il suo contributo. Non va dentro il libero di Bedetti che ha avuto qualche problema dalla lunetta anche durante la pre-season. Inciampa adesso Bedetti cercando di marcare Giacomini, Gurini ancora ci prova da tre, seconda tripla di Gurini ed è 10-2 per Senigallia. Cerca di attaccare subito Francesco Bedetti, va dentro l'area, si affida al fratello Luca che riesce a buttare la palla nel canestro. RBR tenuta a galla dai fratelli Bedetti, 10-4 Senigallia che è partita fortissima, pericolo pubblico numero uno si chiama Gurini, adesso però riceve Cicconi Massi, Paparella, blocco di Pierantoni. Pierantoni voleva ricevere dalla linea dei tre punti ma la pressione è efficace della difesa riminese, palla persa Senigallia, possesso Rimini, deviazione sfortunata che avvantaggia la squadra ospite. Paparella si occupa della rimessa, riceve Giacomini, Pierantoni,
vuole trovare Gurini in post, eccolo adesso contro Francesco Bedetti. Gurini fa valere il fisico, non va, si lotta a rimbalzo, Gurini la lascia lì per Cecconi Massi, bella palla di Gurini, intelligente, ha letto bene la situazione. C'è subito un fallo mentre Rivali partiva per la transizione ai danni di Paparella. Cecconi Massi, un lungo giovane molto atletico che si è messo in mostra nelle ultime amichevoli, anche lui un elemento da non sottovalutare. Luca Bedetti vuole trovare in post Rinaldi, si va invece dal fratello Francesco. Rivali non ha combinato molto Rimini in questo attacco. Francesco Bedetti cerca di farsi spazio. Tommaso Rinaldi, 3 secondi, 2 secondi, riesce a trovare un fallo Tommaso Rinaldi, anzi no, viene fischiata una violazione di passi. Brutto attacco costruito da Rimini, che si è ritrovata ad un tiro difficile negli ultimi secondi dell'azione. Cecconi Massi la lascia lì per Giacomini. Giacomini attacca Rivali che commette fallo. Provano a farsi sentire i tifosi biancorossi, sicuramente un elemento in più il grande pubblico che ha sempre contraddistinto RBR sin dalla scorsa stagione. Deve spingere i suoi ragazzi che non sono partiti in maniera perfetta. Cecconi Massi sotto canestro trova il fallo, per poco non trova anche il canestro. Fallo del numero 14 Bedetti. 12-4 Senigallia quando sono trascorsi poco più di 3 minuti di gioco e sono due liberi per il numero 22. Non va al primo. Fa sentire il pubblico, ma Cecconi Massi non trema e segna il secondo libero. 13-4 Senigallia. Chiama lo schema mano bassa Rivali, si libera Francesco Bedetti, la passa al fratello Luca, ancora Francesco Bedetti, vediamo se vuole attaccare, lo fa ma viene fermato molto bene da Cecconi Massi. Ancora Francesco Bedetti, fronteggiato da due, riesce a liberarsi bene per Tommaso Rinaldi, da tre non va a bersaglio, era un tiro difficile in allontanamento. Dall'altra parte c'è già Paparella per Cecconi Massi che riceve in mezzo all'area, ancora fuori da Paparella, porta al blocco sempre il numero 22. Gioco a due che favorisce Pierantoni. Gurini, vediamo se prova ancora da tre punti, invece no, rischia di perdere palla. 8 secondi, palla dentro per Pierantoni che segna, subisce il fallo di Ambrosin e avrà a disposizione un altro libero. 15-4 Senigallia e Ambrosin viene cambiato da Broglia. Non un inizio facile per il giovane Ambrosin, classe 2000, proveniente da Latina. Nella scorsa stagione una media di 13 punti in C-Gold e qualche presenza anche in Serie A2. A bersaglio Pierantoni, più 12 Senigallia. Vediamo se con Broglia cambia qualcosa nell'assetto dei biancorossi. Luca Bedetti cerca dentro Tommaso Rinaldi, deviazione di Giacomini e si riparte dalla rimessa in zona d'attacco. Rivali, Francesco Bedetti se la sente da tre punti, a bersaglio Francesco Bedetti. Si mostra al pubblico, cerca di scuotere i suoi. Meno 9 Rimini. Torna sotto la doppia cifra di vantaggio la squadra di Bernardi, che deve sicuramente ritrovare il suo consueto ritmo. Giacomini, Pierantoni, Gurini, che era assente nell'amichevole di precampionato, trovato Cecconi Massi. Giacomini da 3 in buona posizione a bersaglio. Tiro ben costruito da Senigallia, Bernardi costretto a chiamare time out. 19-7 per Senigallia quando
siamo quasi alla metà del primo quarto. C'eravamo prima amichevole disputata tra queste due squadre il 4 di settembre, quando la preparazione era iniziata da veramente poco. Entrambe erano ancora un po' limitate dal punto di vista fisico. Rimini era riuscita a prevalere, ma appunto lo ricordiamo, Senigallia era priva del suo top player Gurini, che sta facendo vedere tutto il suo talento in questo inizio di partita. Due triple, un ottimo assist per Cicconi Massi. E la esperienza è un talento che sicuramente si fanno sentire. Rimini, partita un po' contratta, probabilmente non è riuscita a trovare la consueta velocità che la contraddistingue. Bernardi sicuramente avrà chiesto più attenzione in difesa ai suoi, che hanno concesso qualche tiro di troppo aperto agli avversari. Provano a farsi sentire gli ultra, devono caricare i biancorossi sotto di 12 punti ancora. Insomma, non c'è da fare troppi drammi, però sicuramente Senigallia ha avuto una partenza migliore. Francesco Bedetti ha una mezza idea da tre punti, invece trova dentro Rinaldi, raddoppiato. Rinaldi trova rivali da tre, dentro per Broglia contro Cicconi Massi. Broglia fuori per Francesco Bedetti, di nuovo da tre, non va a bersaglio, si lotta a rimbalzo e alla fine c'è il fallo di Rinaldi dopo che Pierantoni era riuscito a prendere posizione. Riceve Paparella, parte il consueto forza Rimini del pubblico del Flaminio. Pierantoni dentro per Gurini contro Francesco Bedetti, c'è Cicconi Massi libero. Cicconi Massi non se la sente di tirare il jump, Pierantoni da lontanissimo non va, era difficile. Francesco Bedetti può spingere in contropiede, c'è il fratello Luca in mezzo che sbaglia clamorosamente, non reclama neanche un fallo. Conclusione era facile, ma non è riuscito a centrare il bersaglio. Dall'altra parte Cicconi Massi sfrutta il mismatch contro Eugenio Rivali e va a bersaglio. Eccolo ancora Luca Bedetti che sbaglia, era ben marcato, però dall'altra parte Giacomini, un pochino di confusione in campo. Cicconi Massi va dentro contro Tommaso Rinaldi, ancora Cicconi Massi, sta dilagando Senigallia, 23-7 per i marchigiani. Francesco Bedetti chiama il blocco di Rinaldi, ancora Francesco Bedetti, altro blocco di Rinaldi, di nuovo da tre, Francesco Bedetti a bersaglio, tenta di risollevare le sorti della squadra, il numero 14, due triple pesanti. Giacomini, blocco di Pierantoni, ancora Giacomini, cerca il recupero Broglia che per poco non arriva sulla palla. Buona giocata difensiva comunque di Rimini, che è pronta a un doppio cambio, cerca di mischiare un po' le carte Bernardi. Escono Rinaldi e Luca Bedetti ed entrano Bianchi e Moffa. Moffa, altro assente delle ultime due amichevoli contro Faenza, anche lui però si è allenato regolarmente durante la settimana ed è quasi al 100%. Rimessa per Giacomini, fuori da Paparella, blocco di Pierantoni. Paparella supera bene Bianchi, il floater non va a bersaglio, bel rimbalzo di Francesco Bedetti, può spingere in contropiede Rimini, c'è Moffa libero nell'angolo, invece si cerca Broglia dentro l'area, Broglia non va a bersaglio, ancora Francesco Bedetti, sempre lì, sempre in mezzo, Rivali può provarla da tre, la scarico per Bianchi invece, a bersaglio, Piccio Bianchi, time out Senigallia, 23-13 per i marchigiani. Si è rifatta sotto Rimini, meno 10 con due triple importantissime. Quando mancano 3 minuti alla fine del primo parziale di gioco.
Positivo l'ingresso di Bianchi e Moffa con il numero 5 che si è fatto trovare subito pronto. Sicuramente hanno aggiunto un po' di velocità i due esterni. Vediamo se questo potrà creare ulteriori problemi alla difesa marchigiana. Tornano le squadre in campo e c'è il primo cambio, anzi doppio cambio per Senigallia. Sono usciti Giacomini e intanto c'è subito un fallo. Sono entrati l'ex Rimini, Caroli e Valentini. Per Giacomini e Cicconi Massi. Senigallia che è già in bonus e quindi concede due liberi a Valentini che segna il primo. È buono anche il secondo di Valentini. Torna più 12 Senigallia. Rivali, conduce la transizione, la affida Bedetti, ancora rivali, scambio a due col numero 14, Moffa sfrutta il blocco di Broglia, Moffa dentro l'area non sa bene cosa fare della palla, fuori ancora da Francesco Bedetti che va dentro e subisce il fallo di Gurini, bella partenza di Francesco Bedetti che sicuramente con la sua fisicità e le sue penetrazioni può guadagnare dei falli. Rimessa affidata a Bianchi, Rivali, ancora Bianchi dentro da Broglia, raddoppiato fuori da Rivali, Moffa, Francesco Bedetti muove bene la palla, Rimini, trovato Bianchi nell'angolo, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, Rivali deve provarci da 3, non va a bersaglio ma la palla finisce di nuovo nelle mani di Francesco Bedetti, extra possesso per Rimini, Francesco Bedetti va dentro, bersaglio, Francesco Bedetti, meno 10 Rimini. Sembrano avere più linfa adesso i biancorossi. Buon parziale per la squadra di Bernardi che pur essendo ancora sotto nel punteggio ma sembra aver trovato un po' di velocità, un po' di ritmo in attacco. Dall'altra parte Paparella sfrutta il blocco di Pierantoni, esce male Broglia, trova, cerca la palla dentro per Caroli ma alla fine Moffa intercetta molto bene, fallo da dietro ai danni di Rivali, commette Paparella. È pronto un altro cambio per Senigallia dove esce Pierantoni. Ed entra Pozzetti. Meno di due minuti alla fine del primo quarto. Rivali, Moffa, Broglia. Ancora Moffa, ci può provare da tre punti, è uno specialista, non va, Broglia controlla bene il rimbalzo, trova ancora Rivali, Bianchi, Rivali, dentro l'area, fuori per Broglia, da tre punti se la sente anche lui, non va, si lotta a rimbalzo, alla fine la controlla Valentini che dice calma, Valentini avanza, Caroli sceglie di andare dall'altra parte, blocco di Pozzetti, ancora Valentini, la lascia a Paparella. Blocco di Pozzetti, Valentini raddoppiato in questo momento, Gurini, palla fuori per Valentini da tre, buon spazio, non va a bersaglio, bel rimbalzo di Moffa che può spingere in contropiede ma è circondato da maglie rosse, quindi aspetta Rivali, Francesco Bedetti, non si capiscono i due, adesso sì, blocco del numero 14, Rivali va dentro l'area, potrebbe giocarsi anche il jumper, Rivali fuori invece per Bianchi che se la sente ancora da tre, non va a bersaglio, bel rimbalzo di Moffa che però non riesce a controllare il pallone e la deviazione favorisce Senigallia. Meno di un minuto al termine del primo quarto,
con Valentini che ancora porta il pallone, lo lascia Gurini. Gurini se la sente da tre, molto difficile, senza ritmo, ben marcato, lo sbaglia Rivali, bella accelerazione, Rivali subisce il fallo, ottima transizione del numero 10. E anche Rimini conquista il bonus. Torna in campo Cicconi Massi ed esce proprio Gurini che ha già commesso due falli. Rivali in lunetta per tornare sotto la doppia cifra di vantaggio. Fa sentire intanto il pubblico venuto numeroso per questo esordio di campionato. A segno il primo per Rivali. Ed è 2-2 per il playmaker biancorosso. Pronto un cambio in casa RBR, esce Francesco Bedetti e rientra il capitano Tommaso Rinaldi. Ancora Valentini, marcato da Moffa. Conduce la transizione Valentini, la lascia lì per Paparella, anticipo mancato da Rivali, Paparella fuori per Valentini. Trovato Pozzetti, ancora Valentini, sfrutta il mismatch con Rinaldi, trova Cicconi Massi, 4 secondi, 3 secondi, Cicconi Massi deve inventare qualcosa, si butta indietro, sbaglia, bel rimbalzo controllato da Moffa, Rivali può far partire il contropiede, si riversa Rimini nella metà campo offensiva, ultimo possesso del primo tempo, Rivali vediamo se lo vuole giocare da solo ma perde palla malamente, Valentini, chiaro lì dentro Cicconi Massi che... il cui canestro viene convalidato e allora finisce il primo quarto, Rimini 17, Senigallia 27. Un primo quarto sicuramente a due volti, una partenza lanciatissima per Senigallia con dei meriti ovviamente, la prestazione di Gurini che è partito subito forte, qualche demerito per la difesa biancorossa. Rimini però con i cambi di Moffa e Bianchi è riuscita perlomeno a invertire l'inerzia, a recuperare i quasi 15 punti di svantaggio e si è riportata anche momentaneamente sotto la doppia cifra di vantaggio, sicuramente mostrando un altro atteggiamento. Vedremo se gli uomini di Bernardi sapranno completare la rimonta, probabilmente i titolari un po' sentivano la tensione di questo esordio, probabilmente avevano bisogno di qualche minuto per sciogliersi un po', probabilmente sono stati anche sorpresi dalla partenza veramente lanciatissima degli ospiti che hanno sorpreso un po' tutto il palasport. Tornano in campo le due squadre per il secondo quarto. Senigallia ricomincia con Caroli, Giacomini, Valentini, Gurini e Pozzetti, mentre per RBR c'è un cambio, è entrato Pesaresi per Rivali e poi gli altri quattro sono Bianchi, Moffa, Bedetti Francesco e Rinaldi. Comincia Rimini con la rimessa di Bianchi che affida il pallone a Pesaresi, di nuovo Bianchi,
Non si riesce a trovare Tommaso Rinaldi, eccolo adesso, Pesaresi. Trovato Francesco Bedetti, bene per Bianchi, dentro per Tommaso Rinaldi che si fa spazio. Tommaso Rinaldi, bellissima circolazione di palla, ottimo isolamento a centro area per il capitano che ha fatto valere tutto il suo fisicone. Caroli, marcato ben stretto da Bianchi, blocco di Pozzetti. Pozzetti va dentro l'area, scarica bene per Gurini da tre, uno specialista questa volta, però sbaglia, un tiro anche comodo e quindi Arrabbiare ha la possibilità di accorciare ulteriormente. Pesaresi, Moffa, ancora Pesaresi, Bianchi, bella circolazione di palla dei biancorossi, Bianchi da tre, non va a bersaglio, Francesco Bedetti controlla il rimbalzo, fuori per Pesaresi, Moffa, dentro per Bianchi, Bianchi fuori ancora per Pesaresi, vediamo se la gioca da solo il numero 6, invece lascia Tommaso Rinaldi che si prende il jumper dalla media, non va a bersaglio, Gurini controlla il rimbalzo, Giacomini è già dall'altra parte, blocco in transizione di Pozzetti, anzi no, Giacomini va dentro da solo, subisce il fallo di Bianchi e avrà due liberi a disposizione. Lungo il primo di Giacomini, Rimini a meno 8. Meno 9 col secondo libero a bersaglio di Giacomini. Francesco Bedetti dall'altra parte per Moffa, arriva in questo momento Valentini, riceve Pesaresi. Francesco Bedetti, squadra disposta bene sull'arco dei tre punti, esce adesso Tommaso Rinaldi, ancora Pesaresi, blocco di Rinaldi, Pesaresi potrebbe provare da tre, invece scarica per Moffa, bella circolazione, Rinaldi raddoppiata in questo momento, subisce il fallo, ha cominciato a muovere molto bene la palla Rimini, trova sempre l'uomo libero e la ricezione più comoda per Rinaldi in mezzo all'area dove poi può attirare i difensori e muovere la difesa. Pesaresi, fuori per Bianchi, trovato Moffa, vediamo se la sente da tre, invece no, ancora Bianchi, Pesaresi, 8 secondi, ancora Pesaresi, Bianchi va dentro l'area, non va il suo appoggio, dall'altra parte Senigallia, Giacomini ha lanciato proprio dall'altra parte del parquet una palla perfettamente a metà tra Caroli e Valentini, non si sono capiti tra di loro i giocatori marchigiani e quindi palla persa Senigallia, Moffa lascia lì per Bianchi, Rinaldi, Pesaresi, sfrutta il blocco il numero 15, Pesaresi da 3 in uscita dai blocchi un po' lunghino, si lotta a rimbalzo, Gurini la prende dopo un pasticcio con Pozzetti, eccolo Pozzetti già dall'altra parte, arriva in questo momento Rinaldi, scivola Francesco Bedetti, Moffa per un momento la recupera, Caroli dall'altra parte, Valentini da tre, non va a bersaglio, si lotta a rimbalzo ma Caroli calpesta la linea e Rimini riconquista il pallone, sicuramente più dinamica adesso la squadra di Bernardi che reinserisce rivali, prende il posto di Bianchi e dunque Pesaresi che torna nella sua posizione di guardia. Ecco rivali appunto che riceve Pesaresi, ancora per rivali, riceve Moffa, dentro per Tommaso Rinaldi contro Gurini, raddoppiato in questo momento Francesco Bedetti, non se la sente da tre, invece va dentro l'area, perde la palla dopo essere scivolato Valentini, trova Pozzetti, anzi no, Caroli da tre a bersaglio, altra palla persa in attacco per Rimini dopo la caduta di Francesco Bedetti. Pesaresi trova Moffa, ancora per il numero 6, Moffa per rivali, ancora da Pesaresi, Francesco Bedetti prende la linea di fondo, perde ancora palla, erano in tre a marcarlo, veramente buona organizzazione in questo caso la difesa di Senigallia, Gurini ci prova ancora da tre ma era difficile
Pesaresi dietro la schiena per Moffa, la palla gira veloce, Francesco Bedetti, Rivali, dentro Rivali, non va a bersaglio, Francesco Bedetti subisce il fallo, la palla molte volte sembra proprio non voler entrare perché tocca il ferro mille volte, poi esce, Francesco Bedetti conquista due liberi per portare i suoi di nuovo a meno 10. Ritorna in campo Pierantoni ed esce Valentini, mentre è pronto a tornare per Rimini Ambrosin. Vediamo di chi prenderà il posto. Doppia cifra già per Francesco Bedetti, 10 punti precisi, sicuramente il migliore dei suoi fino a questo momento. Non va questo libero dopo aver caracollato sul canestro. Neanche il secondo va a bersaglio, Caroli recupera il rimbalzo, non spinge Giacomini in transizione, aspetta il ritorno di Pierantoni, trova dall'altra parte Caroli, ancora ci prova da tre, dentro e fuori, bel rimbalzo di Francesco Bedetti. Sono Moffa e Pesaresi sullo stesso lato, Francesco Bedetti va dentro l'area, prova a rifarsi dai due errori precedenti, non va, bella chiusura della difesa di Senigallia. Pozzetti già dall'altra parte, deviazione decisiva di Rivali, era solo in area Pozzetti con un ampio mismatch, esce Francesco Bedetti ed entra come preannunciato Ambrosin. Giacomini, Caroli cerca la palla dentro per Gurini, c'è la deviazione di Moffa. 6 minuti al termine del primo tempo, Senigallia 31, Rimini 19, altra rimessa per Giacomini che trova solo in questo momento Pozzetti marcato da Ambrosina, ancora Giacomini, blocco di Pozzetti, Giacomini riesce ad andare dentro, deviazione di Ambrosin che sporca la palla al numero 7 e quindi ancora si rimane in zona d'attacco per Senigallia che stavolta affida la rimessa a l'ex Rimini Caroli. Gurini ci prova subito senza pensare, questa volta non va a bersaglio, bel rimbalzo di Caroli che è più alto di Rivali, sfrutta l'altezza, segna, subisce il fallo e avrà la possibilità di allungare sul più 15. Altro momento di difficoltà per Rimini che dopo aver dato l'impressione di poter quantomeno tornare a contatto con la squadra ospite si ritrova a meno 15. E ancora un'altra rimonta da effettuare, esce Pesaresi dai blocchi, trova dentro Tommaso Rinaldi contro Pierantoni, usa molto bene il corpo Tommaso Rinaldi, meno 13 RBR. Dall'altra parte Giacomini trova Pierantoni per Gurini che perde per un attimo il pallone, poi sposta irregolarmente Tommaso Rinaldi che aveva preso bene posizione. Nella virata Gurini ha commesso fallo in attacco e dunque palla persa per gli ospiti che rimettono in campo Paparella ed esce proprio Gurini che è al terzo fallo personale, sicuramente un dato da non sottovalutare nell'economia della partita. Fa sentire il pubblico, fondamentale per tenere alto il morale dei biancorossi che hanno ancora margine di recupero. Pesaresi, Rivali,
trovato dentro Rinaldi, raddoppiato in questo momento, rivali dall'altra parte per Moffa, ribalta tutto Moffa, uno specialista, e segna Nicolò Moffa, 34-24, altro meno 10 RBR, prova a scuotere i suoi Moffa. Giacomini inciampa, Pesaresi dice non ho fatto fallo, secondo fallo per Pesa ed è rimessa proprio per lo stesso Giacomini. Cerca la palla dentro Senigallia, ma RBR si chiude bene, allora Pesaresi può condurre la transizione, blocco di Ambrosin, Pesaresi per Moffa, ci prova ancora da tre punti, Moffa, bersaglio, due triple consecutive per il classe 99, Nicolo Moffa, meno 7 Rimini, si rifà sotto la squadra di casa col suo giovane talento e Senigallia costretta a chiamare time out per evitare un'ulteriore rimonta di Rimini. ...8-0 di parziale Rimini, quasi interamente firmato Nicolo Moffa, sicuramente un elemento che può spaccare le partite partendo dalla panchina. Tornano in campo le due squadre. Nessun cambio da entrambe le parti. Riceve Caroli, marcato proprio da Moffa. Supera in questo momento a metà campo Caroli. Non arriva nessun blocco, invece esce in questo momento Paparella, deviazione di rivali. Caroli, Giacomini, marcato da Rinaldi, Giacomini da tre ci prova, deviazione fortunata che alla fine favorisce rivali dopo l'intervento di Moffa, rivali già dall'altra parte, rivale dentro l'area, fuori per Moffa, Ambrosin, Pesaresi, ha una mezza idea di provarci, ribalta ancora per Ambrosin, rivali, Moffa dall'angolo, non va a bersaglio, sarebbe stata la terza tripla di fila per Moffa. Fallo in attacco ai danni di Caroli, bravissimo rivali a fermare la sua corsa, Caroli gli è venuto addosso ed è stato fallo in attacco automatico. Rimessa Pesaresi che affida al numero 10 rivali, chiama lo schema mano larga, riceve Moffa, ecco Ambrosin che ci prova da tre punti, posizione centrale, la palla tocca la parte superiore del canestro e dunque rimessa automatica per Senigallia. È una bolgia adesso il Flaminio che ci crede nella rimonta. Senigallia 34, Rimini 27, quando mancano meno di 4 minuti alla fine del primo tempo. Giacomini trova Paparella da 3 a bersaglio. Ancora doppia cifra di vantaggio Senigallia. Rivali, blocco di Rinaldi, trovato Ambrosin, Pesaresi. Cerca Ambrosin in post, eccolo contro Paparella. Ambrosin sposta in maniera regolare Giacomini che commette fallo e Ambrosin si guadagna due tiri liberi. Due tiri liberi per Ambrosin. Vediamo come si comporta il lunetta, il classe 2000.
proveniente da Latina. Non va il primo, un po' lungo. Non va neanche il secondo, allora Pierantoni può comodamente controllare il rimbalzo. Paparella, raddoppiato in questo momento, Possetti. Paparella, aspetta il blocco di Possetti, invece va dentro da Giacomini, fuori per Caroli che tra un po' tocca la linea di fondo. Rivali recupera il pallone, dà una gomitata involontaria a Giacomini, fuori per Paparella da tre, non va a bersaglio. Cerca di colpire i rivali per controllare il rimbalzo, alla fine la palla la prende Rinaldi e raddoppiato, subisce il fallo della difesa. Esce proprio il numero 15 per lasciar posto a Broglia, chiedo scusa, esce Ambrosin per Broglia. Bonus Rimini e dunque due liberi per il capitano Rinaldi. Buono il primo per Tommy. Ed è 2 su 2 per il capitano, meno 7 Rimini, 36 a 29. Paparella, pressing alto dei biancorossi che giocano la cosiddetta 30, difesa tipica di Massimo Bernardi. Cicconi Massi non è un tiratore, deve uscire con la palla dall'area. Giacomini, Pierantoni, ricezione difficile che porta al blocco a Giacomini, prova a passare tra due, Pierantoni da tre, non va a bersaglio, rimbalzo comodo di Broglia. Rivali può spingere in contropiede, Tommaso Rinaldi prende il centro dell'area in questo momento, invece si affida a Pesaresi. Tommaso Rinaldi dentro, perde il pallone, c'è un cambio decisione probabilmente dell'arbitro, la rimessa è per Rimini. Nel rimpallo la palla ha probabilmente toccato la linea. Pesaresi riceve Broglia, Rinaldi per Rivali, palla per Pesaresi che entra in area, cerca il floater, Luca Pesaresi, bella giocata, tocco morbido, meno 5 Rimini che adesso fa sul serio e fa sentire tutto il suo peso specifico. Zona per i biancorossi, zona 3-2, riceve in questo momento Pierantoni che ci prova, cortissimo, bel rimbalzo di Broglia. Vediamo se Rimini riesce a accorciare ulteriormente. Rivali si ferma, la lascia lì per Tommaso Rinaldi in post, dall'altra parte per Moffa da tre, questo è difficile, lo sbaglia il numero 7, questo era più difficile degli altri due segnati. Giacomini già dall'altra parte, Caroli non se la sente da tre, Giacomini, Paparella dentro per Pierantoni fronteggiato da Tommaso Rinaldi, bel duello tra i due. Pierantoni subisce il fallo ma non viene convalidato il canestro in quanto contatto è avvenuto prima dell'azione di tiro. Non è ancora in bonus Senigallia e dunque rimessa dal lato. Un minuto e 23 alla fine del primo tempo, riceve Paparella, cambia in questo momento Moffa, Caroli dentro per Pierantoni, Paparella elude la difesa di Moffa, Paparella a bersaglio, bella giocata del numero 6, sicuramente insieme a Gurini, altro giocatore di ottimo talento di Senigallia, Moffa. Non sa bene cosa fare del pallone, lo cede in questo momento a Rivali, arriva il blocco di Rinaldi, Rivali
la affida a Rinaldi che ci prova da tre punti, non va a bersaglio, rimbalzo di Cicconi Massi, Giacomini dall'altra parte per Paparella che può provarci da tre, non va a bersaglio, bel rimbalzo di Pierantoni che la lascia lì bene per Cicconi Massi, quattro punti filati per Senigallia che non ci volevano, 40-31 per gli ospiti e Massimo Bernardi si vede costretto a chiamare time out. Partita che vive di vere e proprie fiammate, sul meno 5 per Rimini si aveva la sensazione di una rimonta che poteva concretizzarsi fino alla fine, poi sono arrivati questi 4 punti per Senigallia che hanno ricacciato indietro i biancorossi a meno 9. Torna in campo Valentini che sostituisce Paparella, torna in campo Luca Bedetti per Moffa, rivali, Francesco Bedetti, esce dai blocchi il fratello Luca che riceve in questo momento, rischia di perdere palla contro Caroli, Luca Bedetti per Broglia che se la gioca in uno contro uno, Broglia cerca di appoggiare al canestro con la mano sinistra ma non va, accelerazione di Giacomini che scambia con Valentini, Giacomini, non si capiscono rivali e Broglia ma Valentini inspiegabilmente non tira da tre, era liberissimo, si ricompatta la difesa riminese, Giacomini, ultimo possesso, Giacomini da tre, non va a bersaglio, rimbalzo di Pierantoni che sbaglia anche lui e allora finisce qui il primo tempo, RBR Albergatore Pro Rimini 31 Senigallia 40. Dopo un primo quarto tutto a marca Senigallia, c'è stata la reazione di Rimini nel secondo quarto, ma ancora ci sono 9 punti da recuperare per completare la rimonta. Eccoci di nuovo al Palasport Flaminio per il secondo tempo della sfida tra Albergatore Pro RBR Rimini e Senigallia che riprenderà il gioco. Rimessa affidata a Gurini, altri componenti Giacomini, Paparella, Cicconi Massi e Pierantoni. Senigallia ripropone il quintetto di partenza. Rimini in campo con rivali Pesaresi, fratelli Luca e Francesco Bedetti e il capitano Tommaso Rinaldi. Riceve in questo momento Cicconi Massi, Giacomini, Pierantoni va dentro l'area dopo che sembrava volesse portare il blocco, Paparella raddoppiato in questo momento, subisce il fallo probabilmente di Rinaldi. Fallo del numero 35 Rinaldi, per Rinaldi è il terzo fallo. Rimessa con 14 secondi per gli ospiti che ricordiamolo conducono 40-31. Paparella, blocco di Pierantoni, passa dietro il rivale sul blocco, Gurini, Pierantoni contro Francesco Bedetti, ancora Gurini, si crea spazio, la lascia lì per Giacomini nell'angolo, non va a bersaglio, brutto tiro, rimessa affidata a Senigallia ma l'altro arbitro che era distante dalla palla è di un'altra opinione. Vediamo qual è la decisione finale. Cambiata la decisione dell'arbitro ed è rimessa per Rimini. Riceve rivali in questo momento che spinge forte e va dall'altra parte per Luca Bedetti che se la sente subito da tre, non è uno specialista, non va a bersaglio.
rivali, Francesco Betti, ancora Luca Bedetti, vediamo se la gioca in uno contro uno, contro Cicconi Massi, Luca Bedetti fuori per Tommaso Rinaldi, Pesaresi, blocco di Rinaldi, ancora Pesaresi, si crea spazio, Pesaresi, step back, da tre, non va a bersaglio, spinta palese di Gurini a rimbalzo, subisce fallo Rinaldi, Gurini se la ride ma sa bene di aver commesso fallo. Chiedo scusa, fallo di Giacomini, avevo visto una spinta a rimbalzo di Gurini. Rimessa Rimini. Si asciuga ancora il campo e si può riprendere il gioco, la rimessa dal fondo per Pesaresi che affida a Francesco Bedetti, palla per il fratello Luca, Rivali, finta di corpo di Rivali che ne attira a sé, tre, Rinaldi circondato, Rivali riesce a salvare miracolosamente il pallone, Pesaresi 3 secondi, 2 secondi, tiro difficile, non va, bel rimbalzo di Rinaldi che ha commesso fallo in attacco, viene contestata una spinta al capitano di RBR ed è quarto fallo per Rinaldi, un problema non da poco, entra subito Broglia al posto di Rinaldi, brutta situazione falli per Rinaldi, vediamo come intenderà utilizzarlo, se intenderà utilizzarlo Bernardi. Riceve Gurini dopo la rimessa, Cicconi Massi, Paparella, ancora Paparella, palla ferma nell'attacco di Senigallia, Cicconi Massi vuole andare dentro contro Francesco Bedetti, bella palla per Gurini che è scappato dietro a Luca Bedetti, dall'altra parte Rivali, riceve Luca Bedetti, Pesaresi, ancora Luca Bedetti, dentro l'area, dentro per il fratello Francesco che si fa spazio, passi chiamati a Francesco Bedetti, è abile Senigallia a chiudersi a riccio nel momento in cui un giocatore di RBR riceve palla in area, in questo caso Bedetti era marcato da subito da tre giocatori di Senigallia. Riceve Giacomini, vuole uscire dai blocchi Paparella che riceve in questo momento, Pierantoni la viene a prendere alta, Cicconi Massi fuori dalla linea dei tre punti, ancora Paparella che se la sente da tre, non va a bersaglio, bel rimbalzo di Broglia, Rivali può spingere forte in contropiede, Rivali vuole andare al ferro, non va al bersaglio, dall'altra parte Cicconi Massi elude la difesa di Bedetti, calma dice Giacomini, Pierantoni, Paparella dentro per Cicconi Massi, bel taglio di Gurini che si protegge, tenta il tiro ma non va a bersaglio, Pesaresi, dall'altra parte per Rivali, ancora Pesaresi, dentro l'area, fuori per Francesco Bedetti che cerca di scaricare per il fratello Luca ma gli viene sporcato il pallone fallosamente. Quarto fallo anche per Gurini che è costretto a uscire per Caroli. Rimessa affidata a Pesaresi quando siamo sul 42-31 Senigallia. Francesco Bedetti, Rivali, Pesaresi è libero da tre punti a bersaglio, Luca Pesaresi. Meno 8 Rimini, tripla importantissima di Pesaresi, riceve Cicconi Massi, ancora Paparella, Caroli la viene a prendere, vuole uscire dai blocchi, Giacomini subisce il fallo di Pesaresi. Terzo fallo per Pesaresi.
Rimessa affidata a Caroli. Paparella, blocco di Pierantoni. Giacomini voleva la palla in post, Pierantoni che non si è capito col compagno, allora dall'altra parte c'è Rivali che aspetta l'arrivo di Broglia. Pesaresi, il numero 18 proprio porta al blocco. Pesaresi è chiuso nell'angolo, vediamo cosa inventa. Pesaresi inseguito da Pierantoni, scarica per Rivali. 9 secondi, 8 secondi, 7, 6, Rivali al ferro, Eugenio Rivali, meno 6 Rimini, bella azione di Rivali. Sicuramente un giocatore che può caricarsi la squadra sulle spalle visto il suo talento e la sua esperienza. Gli nega la recezione a Paparella, si va invece da Caroli, Cicconi Massi contro Francesco Bedetti, bella difesa di Francesco Bedetti che infiamma il pubblico, fa partire la transizione. Francesco Bedetti per Pesarese, ancora il numero 14, Rivali. Broglia porta il blocco al numero 10, Rivali passeggia col pallone dentro per Broglia. Arriva adesso il raddoppio fuori per Luca Bedetti, 4 secondi, 3 secondi nell'angolo per il fratello Francesco da 3, non va a bersaglio, recupera però il pallone Francesco Bedetti, si fa spazio e segna Francesco Bedetti. Senigallia 42, Rimini 38, meno 4 per Rimini che si fa pericolosamente sotto. 12 punti per Francesco Bedetti. Esce Pierantoni, rientra Pozzetti per Senigallia e adesso il Flaminio si fa sentire come, con Rimini che è tornata vicina ai suoi avversari. Caroli, Francesco e Luca Bedetti scivola per un attimo, riceve Giacomini che sfrutta il blocco di Cicconi Massi, raddoppiato in questo momento, non c'è fallo della difesa, palla per Pozzetti che segna. Vuole correre in contropiede Francesco Bedetti, si ferma in questo momento, cerca Pesaresi nell'angolo, una palla molto difficile e palla persa per Rimini, non ci voleva. L la chiamata di Giacomini, sale a prenderla Pozzetti, ancora Giacomini, blocco di Cicconi Massi sfruttato in questo momento. Giacomini vuole andare dentro dal compagno, la palla recuperata da Luca Bedetti che può correre in contropiede. Luca Bedetti, altro meno 4 Rimini, time out Senigallia e partita che si è riaccesa grazie alle fiammate di Rimini in questo inizio di terzo quarto. Quando siamo esattamente alla metà del terzo periodo, quest'anno Glitter School Partnership featuring Terranova. Si fa sentire il pubblico del Flaminio. Senigallia riprende il gioco con Paparella, sale ancora a prenderla Pozzetti, di nuovo Paparella, esce dai blocchi Giacomini, riceve Caroli, raddoppiato in questo momento Caroli, bella palla recuperata da Luca Pesaresi. Luca Bedetti in contropiede in uno contro uno, fallo in attacco fischiato al numero 11. Primo fallo per Luca Bedetti.
che si è appoggiato con troppa energia sul corpo dell'avversario a giudizio degli arbitri. Bernardi chiede spiegazioni, non è d'accordo con la scelta dell'arbitro. Riprende il gioco con Caroli che lascia per Paparella. Stesso gioco di prima con Pozzetti che viene a ricevere, la lascia ancora al playmaker. Blocco un po' forzato di Cicconi Rossi, allora Paparella se la gioca da solo. La palla non va a bersaglio, ma Caroli si fa trovare pronto a rimbalzo con un bel salto e ne segna due. 46-40 Senigallia. Rivali. Francesco Bedetti, palla per il fratello Luca, Pesaresi, Broglia, Rivali, blocco di Broglia, Francesco Bedetti, Pesaresi, 4 secondi, 3 secondi, palla nell'angolo per Luca Bedetti, da 3, non va a bersaglio, rimbalzo controllato a 2 da Senigallia, che è già dall'altra parte con Caroli, dentro per Cicconi Massa, fronteggiato da Francesco Bedetti, bel gioco a 2 di Senigallia, la palla viene persa dai giocatori di Rimini per un attimo, Pozzetti da 3, non va a bersaglio, si lotta, rimbalzo ferocemente, alla fine la palla la prende Luca Bedetti, Rivali può spingere il contropiede, Rivali per Pesaresi da 3, è un tiro comodo, a bersaglio Luca Pesaresi, meno 3 Rimini, un possesso solo di svantaggio per la squadra di casa che è lì, è assolutamente lì. Paparella fuori per Giacomini, dentro per Cicconi Massi, fronteggiato da Broglia, vediamo la decisione degli arbitri, possesso Senigallia, ultimo tocco di un giocatore di Rimini, è partita vera adesso, è Bolgia al Flaminio, è una lotta continua, rimessa per Paparella, 7 secondi, riceve Pozzetti, ancora Paparella da 3, cross diretto per Luca Bedetti che dice calma, aspetta, palla per Rivali che va dentro, fuori ancora da Pesaresi, da 3, se la sente Luca Pesaresi, due triple di fila e siamo 46 pari, tutto, ma veramente tutto rimesso in discussione, parità totale al Flaminio, Paparella, Cicconi Massi, tenta l'anticipo Broglia contro Pozzetti, palla nell'angolo per Caroli da 3, non va a bersaglio, controllano il rimbalzo Broglia e Luca Bedetti, allora Rivali può far partire il contropiede per portare i suoi in vantaggio, palla dentro per Francesco Bedetti, vediamo se arriva al raddoppio, no, Francesco Bedetti dentro per Broglia, sorpasso Rimini al Flaminio, time out Senigallia, 8-0 parziale biancorosso, 48-46, 2 minuti e 20 nel terzo quarto da giocare, la partita si è capovolta completamente, super, ma veramente super reazione di Rimini che con i jolly trovati da Pesaresi con la sua manina fatata è riuscita a rimettere a posto le cose e anzi a portarsi in posizione di vantaggio, adesso è una questione di consolidare e di sfruttare l'inerzia positiva del gioco. Sono già in campo giocatori di Senigallia, Massimo Bernardi invece dà le ultime indicazioni ai suoi, spinti a gran voce dal pubblico. Che adesso è più rumoroso che mai dopo il sorpasso firmato Giorgio Broglia. Si riprende a giocare con Giacomini. Paparella.
finisce raddoppio in questo momento, deviazione di piede di Rivali, era rimasto in mezzo un attimo Broglia per capire le intenzioni dell'avversario. Rimessa ancora affidata a Giacomini, esce Paparella per prendere palla, blocco di Pozzetti, ancora Pozzetti lasciato libero da Broglia, non si capiscono lui e Luca Bedetti. Probabilmente Broglia aveva chiamato il cambio al suo compagno. Riceve in questo momento Broglia, se la vuol giocare contro Pozzetti. Broglia spalla canestro, fuori per Francesco Bedetti, non se la sente da tre. Luca Bedetti ancora dentro da Broglia, 10 secondi, 9, 8, ancora Broglia, quadruplicato Broglia, si fa spazio, non va a bersaglio il suo tiro. Forzatura del numero 18, Cicconi Massi dentro, non va, bella difesa di Francesco Bedetti che spinge il contropiede, cerca e trova Pesaresi che ricomincia da capo. Rivali, arriva al blocco di Broglia, Rivali trova Francesco Bedetti che questa volta deve tirare da tre, non va a bersaglio. Si rimane in situazione di parità, un minuto ancora da giocare in questo terzo quarto. Caroli, c'è mismatch tra Cicconi Massi e Pesaresi, vediamo se Senigallia riesce a sfruttarlo. Blocco di Pozzetti, Paparella, Giacomini, eccolo il mismatch. Cicconi Massi arriva in questo momento il raddoppio, ma Cicconi Massi è bravo a sfruttare l'accoppiamento con Pesaresi e riporta in vantaggio i suoi. Francesco Bedetti, Rivali, ancora Francesco Bedetti, palla per il fratello Luca, blocco di Broglia, Rivali, Pesaresi da tre, se la sente, questo era difficile, in allontanamento con Paparella che lo marcava, non va a bersaglio. 25 secondi alla fine, ultimo possesso per Senigallia, chiedo scusa, discrepanza di 6 secondi tra i due cronometri. Riceve in questo momento Paparella, Paparella, blocco di Pozzetti, ancora Paparella, rimane accoppiato contro Broglia, Paparella da tre, c'è il fallo di Broglia e sono due tiri liberi per Paparella. Buono il primo per il numero 6. Ed è 2 su 2 per Paparella. C'è un cambio per l'ultimo possesso del terzo quarto. Entra Valentini per Giacomini. 8 secondi RBR per costruire un tiro. Francesco Bedetti, vediamo se si cerca l'opzione Pesaresi. Francesco Bedetti se la vuole giocare da solo, subisce il fallo di Pozzetti dopo che era stato superato dal numero 14. Rimessa per i padroni di casa con 4 secondi, ma Bernardi vuole costruire l'ultima azione per tentare di tornare sul meno 1 quando siamo sul 52-48 per Senigallia. Rientra adesso RBR, vediamo cosa ha chiesto ai suoi Bernardi per l'ultimo possesso del terzo quarto. Rimessa affidata a Rivali, c'è stato un cambio inserito a Moffa
al posto di Pesaresi probabilmente si cercherà di far tirare proprio il numero 7. Invece la palla è per Francesco Bedetti, che si fa spazio dentro l'area, non va a bersaglio ma trova comunque due tiri liberi a 6 decimi dalla fine. Fallo per Cicconi Massi, che ha fermato in maniera irregolare Francesco Bedetti. Il lunetta Francesco Bedetti. È buono il primo. È buono il primo per Bedetti. C'è un problema con la posizione di Caroli. Cerca la concentrazione Francesco Bedetti. Non va al secondo, ma c'è stata una violazione di Broglia e dunque possesso Senigallia. Paparella prova la preghiera, ma il pallone finisce in tribuna. Finisce il terzo quarto, Senigallia 52, Rimini 49, un terzo quarto dove è successo di tutto. Rimini era riuscita a rimontare, anzi a portarsi sul 48-46, ma da quel momento in poi un parziale di 6 punti a 1 per i marchigiani, che si sono riportati a un possesso pieno di vantaggio. Questo fa pensare che vedremo un ultimo quarto incandescente, dove si decideranno le sorti della partita, assolutamente aperta. Confermato Moffa anche per l'inizio del quarto periodo. Rimangono rivali Broglia e Luca e Francesco Bedetti. Stesso quintetto anche per Senigallia con Paparella, Valentini, Caroli, Cicconi Massi e Pierantoni. Rimessa affidata a Moffa. Gurini e Rinaldi in panchina con 4 falli, vedremo che utilizzo avranno in questo ultimo periodo. Rivali, blocco di Francesco Bedetti, riceve in questo momento il numero 14, trova il fratello Luca in post contro Paparella, bel movimento di Luca Bedetti, Moffa, taglio dal lato debole, bella palla di Luca Bedetti, segna, subisce il fallo Moffa e andrà in lunetta col libero supplementare per pareggiare i conti a quota 52. Il lunetta ultimo libero, Niccolò Moffa. 8 punti per Moffa. Vediamo se diventano 9 con questo libero.
diventano 9 per Moffa, 52 pari, che adesso va a pressare Valentini, riesce a ricevere Paparella, palla dentro per Cicconi Massi, bel duello contro Francesco Bedetti, raddoppio di Broglia, Cicconi Massi non entra la palla nel canestro, Broglia recupera il rimbalzo, bella difesa di Rimini, Rivali la affida a Broglia, Moffa, blocco di Broglia, ancora per Rivali, dentro per Luca Bedetti, contro Paparella, Luca Bedetti, fuori dal fratello Francesco, da tre a bersaglio, l'urlo di Francesco Bedetti, sorpasso Rimini, più tre. Valentini fronteggiato ancora da Moffa, cambia in questo momento contro Francesco Bedetti, Pozzetti dall'altra parte per Paparella, blocco di Pozzetti, non accetta il cambio Broglia, alla fine sbaglia Paparella da tre, ma la palla gli ritorna dopo il rimbalzo di Valentini, altro blocco di Pozzetti, passa dietro Broglia che in questo momento si trova costretto a marcare Pozzetti, che scivola, rischia passi, gli arbitri non chiamano niente, un secondo, Paparella da tre, non va a bersaglio, bel rimbalzo di Francesco Bedetti, probabilmente un fallo ai suoi danni, Broglia recupera il pallone, alla fine Rimini può ripartire già dall'altra parte, Francesco Bedetti dentro per Moffa, bellissima palla per Luca Bedetti, che azione, che grande basket al Flaminio, super azione in contropiede, in velocità, 57-52 Rimini. Esplode il Flaminio, esce Valentini ed entra Giacomini e rientra Caroli al posto di, chiedo scusa, è entrato Gurini al posto di Cicconi Massi, eccolo Giacomini marcato stretto da Luca Bedetti, esce a prendere la Caroli, si vuole cercare Gurini, invece Caroli va dentro, bel recupero di Broglia che può partire in contropiede, parla per Luca Bedetti che quasi voleva che evita la stoppata di Pozzetti, subisce il fallo del numero 55 e avrà a disposizione due liberi per allungare ulteriormente, altro cambio per Senigallia, ma prima c'è un time out chiesto dalla squadra ospite che adesso si ritrova a inseguire sotto di 5 punti. Senigallia che si gioca la carta Gurini, sicuramente il più pericoloso degli ospiti, ma ripetiamo con 4 falli, vediamo se RBR deciderà di attaccarlo insistentemente nelle prossime azioni, intanto Luca Bedetti segna il primo libero, più 6 Rimini, meno di 8 minuti da giocare. Non va il secondo libero del numero 11, Senigallia controlla la rimbalza, allora Giacomini supera la metà campo in questo momento, marcato strettissimo da Luca Bedetti, ottima difesa del numero 11 al quale però viene fischiato fallo ed è pronto un cambio per Rimini, esce il fratello Francesco ed entra Ambrosin. Giacomini alla rimessa,
Paparella, blocco di Pierantoni, passa dietro Rivali, Moffa, evita la ricezione a Gurini, Pierantoni, Paparella, trovate in questo momento il numero 16 contro Moffa, Gurini dall'altra parte per Paparella, Pozzetti da 3, non va a bersaglio, rimbalzo che alla fine viene controllato da Rivali che subisce il fallo di Pierantoni. Si danno il 5-2, contatto, insomma, sgambetto assolutamente involontario di Giacomi, di Pierantoni. Rimessa RBR Rivi. Riparte il gioco con Rivali che chiama lo schema 0, palla per Broglia, esce dai blocchi Luca Bedetti, palla per Rivali che sfrutta il blocco di Broglia, ancora Rivali, vediamo se cerca, ecco, proprio trovato in post Broglia per Ambrosin, bel taglio di Ambrosin, bel taglio interno del numero 35, primi due punti importantissimi per il giovane laziale. Paparella riceve da Giacomini, forse un fallo di Broglia, così non è secondo gli arbitri. Rivali questa volta accetta il cambio, Ambrosin che finisce contro Paparella, gli sbatte addosso e commette fallo. Ambrosin è il secondo fallo personale. Rimessa Senigallia. Paparella vuole andare dentro, Paparella frutta bene il blocco di Pierantoni, 10 punti per Paparella, Senigallia si riporta a meno 6, Broglia aspetta l'arrivo di un compagno, Ambrosin, palla per Luca Bedetti, c'è libero Moffa dall'altra parte, vediamo se si sente di tirare, anzi no, Ambrosin, palla per Rivali, 5 secondi al termine, Rivali deve inventare, Rivali forse un fallo, Rivali alza la parabola, lunghissimo tiro, Moffa la recupera e la salva incredibilmente, super gesto atletico di Moffa, vediamo cosa inventa Luca Bedetti dietro la schiena, nell'angolo bellissimo per Ambrosin, non dentro e fuori, era un'azione spettacolare. Il tiro è uscito veramente di poco, Paparella è già dall'altra parte, in aria Paparella contro Pozzetti che viene fronteggiato benissimo dalla difesa ma poi recupera il pallone e segna, subisce il fallo e avrà la possibilità di riportare i suoi a meno 3. Minuto di sospensione. Bernardi chiama il time out per regolare un pochino la difesa. Tiro libero per Pozzetti,
che va a bersaglio. Un possesso pieno di distanza in questo momento tra le due squadre, quando mancano poco meno di 6 minuti al termine della partita. Rimini è avanti, deve conservare preziosamente questo vantaggio. Luca Bedetti vorrebbe il fallo di Pozzetti, bellissimo taglio dal lato debole del numero 11, grande palla di Broglia, più 5 di nuovo Rimini. Paparella, blocco di Pozzetti, dentro da Pierantoni contro Broglia. Giacomini se la sente da tre, non va a bersaglio, rimbalzo di Francesco Bedetti che la strappa dalle mani di Pierantoni con la sua consueta grinta. Fallo Senegale, fallo numero 5, Pierantoni. Pierantoni sono due fallo personale. Rimessa all'allenatore Pro Rimini. Rimessa rivali per Luca Bedetti che la affida di nuovo al numero 10. Blocco di Francesco Bedetti che riceve in questo momento, è libero, ha spazio da tre, a bersaglio Francesco Bedetti, 19 punti per lui, più 8 Rimini. Primo allungo importante della squadra di Bernardi. Rivali tenta l'anticipo contro Paparella, Pierantoni è libero da tre, risponde pari pari alla tripla di Francesco Bedetti che lascia la palla a Moffa, Broglia, Luca Bedetti, blocco del numero 18. Vediamo se Luca Bedetti se la gioca in uno contro uno, perde per un attimo il controllo del pallone, poi con la spin move perfetta recupera il pallone, dopo un tentativo sbagliato segna rocambolesco Luca Bedetti, 11 punti per lui, doppia cifra per entrambi i fratelli Bedetti. Fallo di Moffa sul palleggio di Giacomini, più 7 per Rimini. Pozzetti ancora per Giacomini, finta di corpo va dentro, questa è una bella giocata di Giacomini che si è creato spazio con la finta di corpo, poi è andato a appoggiarne due al tabellone. Meno 5 Senigallia, rivali, blocco di Broglia, rivali va dentro, la lascia lì per Moffa che salta tantissimo ma viene fermato dalla difesa, non riesce poi a lasciarla lì per Broglia. Questa volta si è chiusa bene Senigallia, è pronto a tornare Tommaso Rinaldi. Pozzetti, Giacomini, linea di fondo, Giacomini, bella giocata di Giacomini, si arrabbia Bernardi con Moffa che si è perso, Giacomini sul fondo, Senigallia pericolosamente di nuovo a meno 3, rivali, continua a palleggiare, la affida a Francesco Bedetti, meno di 10 secondi, Broglia, Luca Bedetti, 6 secondi, 5 secondi, ancora Luca Bedetti per Moffa, da 3, 2 secondi, 1 secondo, Moffa dalla media distanza, non va a bersaglio, nel traffico Pierantoni riesce a controllare il pallone, Pozzetti, 3 minuti alla fine, Paparella, Pierantoni, Giacomini, blocco di Pierantoni, Giacomini va dentro, fischio contro la difesa biancorossa. Sembrava regolare la posizione di Francesco Bedetti, non secondo gli arbitri. Bonus per Senigallia, dunque due liberi per i marchigiani. Giacomini è pronto in lunetta. Ed ecco il cambio, entra Tommaso Rinaldi, capitano, ed esce Broglia. Non va il primo per Giacomini, lungo. Giacomini, il secondo lo mette, 67 a 65 Rimini. Rivali chiama lo schema spalla,
esce in questo momento Luca Bedetti, ma invece la palla per Francesco Bedetti contro Pozzetti, che commette fallo ai danni del numero 14. Bonus anche per Rimini, quindi due liberi per Francesco Bedetti per allungare ulteriormente. Quattro falli anche per Pozzetti. Non va il primo, sfortunato anche Francesco Bedetti, un altro dentro e fuori. Il secondo è valido, possesso pieno di vantaggio, 2 minuti e mezzo alla fine della partita. Moffa a lavorare contro Giacomini, che riceve da Pozzetti. Gurini vorrebbe provarsi da tre, bella difesa di Luca Bedetti, Paparella, blocco di Pozzetti, Paparella per Pozzetti dalla media distanza, non va a bersaglio, rimbalzo controllato da Francesco Bedetti, botta terrificante di Pozzetti, assolutamente gratuita, e sono altri due liberi per Francesco Bedetti. Esce per falli Pozzetti, rientra Caroli. Francesco Bedetti. Bernardi dà indicazioni a rivali. Ecco che Francesco Bedetti cerca tutta la concentrazione per questi liberi importanti e segna il primo. Due possessi di vantaggio. Non va il secondo, Moffa cerca di controllare il rimbalzo, cade malamente contro Giacomini, commette il suo terzo fallo. È pronto il cambio, esce proprio il numero 7 per Luca Pesaresi, autore finora di 11 punti, comprese quelle due triple pesantissime che hanno riportato a contatto Rimini. Sbaglia il primo tiro libero Giacomini. Giacomini mette il secondo, nuovo meno 3 per Senigallia, 69-66. Pesaresi la lascia lì per Tommaso Rinaldi, dentro per Luca Bedetti contro Caroli. Luca Bedetti sfrutta il fisico, 2 punti Luca Bedetti importantissimi, 71 per Rimini più 5. Giacomini sempre per Paparella, blocco di Pierantoni, raddoppio in questo momento, anzi no, Rinaldi torna su Pierantoni, palla di nuovo per Paparella, Pierantoni la lascia per Caroli che è libero, segna da 3 Caroli. 11 punti per Caroli, che riporta ancora a un possesso di vantaggio, di svantaggio i suoi, meno 2 Rinaldi. Francesco Bedetti esce dai blocchi rivali, altro blocco di Rinaldi, rivali per Pesaresi che elude la difesa di Senigallia, ma c'è il fallo di Paparella, bella giocata di Pesaresi che potrà sfruttare le sue qualità al tiro dalla lunetta per riportare i suoi sul più 4 potenziale quando manca 1 minuto e 19 al termine della partita. Segna il primo Pesaresi, 72-69. È buono anche il secondo, bravissimo Pesaresi a mantenere la freddezza. Giacomini conduce la transizione, esce sempre Paparella dai blocchi,
ancora blocco di Pierantoni, accetta il cambio Tommaso Rinaldi contro Paparella, vediamo se lo vuole sfidare ad andare dentro, ottiene il fallo Paparella, Rinaldi è costretto a uscire per falli e quindi torna Broglia in campo per quest'ultimo minuto di gioco. Due liberi per Paparella, assegno il primo, di nuovo meno tre Senigallia, partita che si deciderà veramente nell'ultimissimo minuto, altro libero assegno di Paparella, più due Rimini, 73-71, rivali, blocco di Francesco Bedetti che riceve in questo momento, la lascia lì per il fratello Luca, Luca Bedetti perde per un attimo il pallone, ancora Rivali, 9 secondi, 8 secondi, Rivali, vediamo se se la gioca in uno contro uno, ancora Eugenio Rivali, fuori per Broglia, da tre, importante, non va a bersaglio, si lotta a rimbalzo, palla per Caroli che affida Giacomini, palla del possibile, sorpasso Senigallia, vediamo come se la giocano i marchigiani, Pierantoni, trovato Paparella da tre, non va a bersaglio, Pesaresi recupera il pallone e allora mancano 22 secondi a termine della partita, fallo su Francesco Bedetti, fondamentale perché Senigallia aveva recuperato il pallone, poteva lanciarsi in contropiede e invece fallo a Pierantoni e quindi Francesco Bedetti potrebbe, segnando i due liberi, mettere una seria ipoteca sulla vittoria. Ha fatto diversi giri in lunetta il numero 14 questa sera, questo probabilmente è il più importante. È buono il primo, 74-71 Rimini. Ed è buono anche il secondo, 75-71, ultimo possesso per Senigallia che deve assolutamente cercare un tiro da tre. Gurini da tre, non va, rimbalzo Luca Bedetti, palla per Pesaresi che subisce il fallo. E allora Francesco Bedetti carica il pubblico, tutti in piedi, è tutti in piedi al Flaminio, è tutti in piedi, è tutti in piedi al Flaminio. Pesaresi in lunetta per chiuderla definitivamente quando mancano 11 secondi al termine. È buono il primo, 76-71 Rimini, che rimonta della squadra di Bernardi, che rimonta. Anche il secondo dentro, anche il secondo dentro ed è finita, è ufficialmente finita. Ultimo possesso per Senigallia, per Caroli che prova la tripla, va a bersaglio ma Pesaresi con 3 secondi subisce un altro fallo. E mettendo anche solo un tiro libero metterebbe quasi sicuramente la parola fine alla partita. È buono il primo, è buono il primo per Pesaresi, freddissimo dalla lunetta, grande prestazione di Luca Pesaresi, secondo marcatore dopo Francesco Bedetti. E segna anche questo, segna anche questo, 79-74, Gurini prova l'ultima preghiera che non va e finisce, finisce al Flaminio, festa grande, super esordio di Albergatore Pro che batte in rimonta Senigallia, 79-74, dopo un primo tempo difficile è arrivata la grande reazione nella ripresa, grande cuore, grande intensità, grande difesa della squadra di Bernardi che ha fatto venire fuori tutte le sue qualità, ma questa partita ci ha fatto capire che tipo di campionato ci aspetta
combattutissimo tutte le partite, tutti i minuti. È stata veramente una gran bella serata, gran bel basket. Dal Flaminio è tutto, un saluto e un ringraziamento da Marco Rinaldi. Buonasera.